Ciao amiche e amici, quanto tempo che non ci vediamo. Videuzzo, veloce veloce, qui ho una distesa di cose che mi sono arrivate, ma penso che sarete curiosi, immagino, di vedere i prodottini di Clio in azione. Io ho preso tutte e tre i suoi nuovi prodottini ce la posso fare, eh? Gli Sweet in Low, rossetto, sì, buonanotte, ombretto liquido matte a lunga durata e sono 6 millilitri di prodotto. Questo è Lila Cake, che credo che sia il più gettonato, ovvero sia è quello lila. Si presentano così, con questo bel packaging, che è lo stesso poi in realtà degli altri ombretti liquidi opachi, ma stavolta è bianco. Credo che voglia anche un po' indicare l'estate, l'utilizzo prevalentemente estivo. Eccolo qui, uno swatchettino di quelli che so fare io, cioè niente di speciale. È un lilla chiaro, in poco tempo si asciuga e diventa perfettamente opaco. Dovrebbero essere opachi, se non ho inteso male. Questo è il latte mente, il più gettonato credo che sia quello, il più venduto sia quello lilla. Questo è latte menta, anche perché oggettivamente forse è il colore più facilmente, forse è più facilmente gestibile. Questo è, come dice il nome, un verde, direi che più estivo di così, difficile immaginare. Come vedete, adesso siamo proprio in piena luce naturale e abbiamo un verde bello bello squillante. Diciamo, lei suggerisce di usarlo su tutta la palpebra oppure di creare un dettaglio, tipo fare un eyeliner. Questo è zuccherino, io farò così. È un azzurro molto particolare, un colore che a me piace molto. È un indaco, sapete che io vado matta per l'indaco. Ricorda un pochino anche, vi ricordate quel, come si chiamava quel? Era il Very Perry, boh, chi si ricorda più? Questi colori dell'anno, almeno io me li dimentico subito. Eccoli qua, e questo qui, vedete, questo qui è quello più chiaro, logicamente, quello un pelino più gettonato perché di più facile utilizzo, almeno questo è il mio parere. E gli altri sono un po', però come eyeliner e poi comunque come trucco estivo direi molto molto bene. Poi ho preso anche 1982 perché ho visto che le tinte labbra di Clio le posso usare tranquillamente, non mi seccano le labbra, e questo è notissimo, è uscito da tantissimo tempo. Eccolo qua, è famosissimo questo, insomma, è uno dei nude, abbastanza scuretto, mi sembra si possa definire piuttosto freddo, mi piace moltissimo. In omaggio. No, cosa dico? Ma sì, in omaggio mi sembra. Sì, mi pare che in omaggio potevo avere. Guardate, forse dico una sciocchezza. Polaris. E questo lo regalerò. Mi sembra, adesso non mi ricordo se l'omaggio era, perdonate la gnuranza, se l'omaggio era questo o era questo. Boh, adesso vedo se trovo. Perché in genere poi quando butto via tutto, trovo l'ordine. Vabbè, comunque so. Comunque sia, sapete che potevo, superate una certa fascia di prezzo, potete scegliere un omaggio. Non è che li avete tutti, uno, due o tre, ma li potete scegliere. Ok, proveremo e ci divertiremo sicuramente con queste nuove cosine di Clio Makeup. E via, e via, e via. E via, e via, via, via. Ho detto via? Sì, ho detto via. Boh. Poi approfittiamo però, facciamo prima tutta la sezione make-up, poi magari se siete interessati io proseguo con l'altra sezione. Guardate che come sono diventati perfettamente opachi. Questo no, questi sono un po' un demi matte, mi sembra le sue tinte, però è ancora un po' lucidino. Prudenza suggerirebbe di. Scusate, yuhu, mo torno. Visto che adesso maneggerò delle cose, ecco, naturalmente. Questi non vanno via manco a piangere, però insomma almeno facciamo così, non dovremo sporcare le altre cose che maneggeremo. Abbiamo tolto un po' il grosso, ovviamente sono prodotti a lunga tenuta, quindi. Oh, poi ho preso dei prodotti di questo, no, sto dicendo stupidata, questi me li hanno regalati,
io ho delle amiche pazze, furiose, e mi ha regalato di Flower Knows. Questa è la borsa, è della loro linea Chocolate. Allora, questo è un brand, non so se sia americano, boh. Mi sembra che arrivi dalla Cina, però non vorrei dire una stupidata. Ed è un brand che è una favola. No, ragazzi, è troppo bello. Allora, fa diverse linee. Sì, è giapponese, dai. Quindi, il brand è Flower Knoll. Questo è il Moonlight Mermaid Series. E questo qua è il blush brush, la mia amica è pazza, io non so quanto avrà speso. Allora, non sono carissimi, però non è che siano prodotti economici, stiamo parlando di un prodottino che... No, vabbè, lo sto prendendo con voi, eh? No, guardate, il pennellino del blush, mamma mia, è morbido come un pulcino, trasparente, è perché qui il tema è... L'acqua, l'elemento acquatico. Io sono un segno zodiacale d'acqua. Voi direte chi se ne frega, no? Ma infatti. E dentro poi c'è anche la scatola era molto bella, però poi loro te la scempiano con lo scotch, vabbè. Quest'altra è una roba grossa. La paletta occhi, madò, c'è una paletta occhi, vi giuro che sveglia. No, è qualcosa di più. No, ragazze e ragazzi, è uno specchio, sempre sul tema della sirena, della città acquatica. E molto intelligentemente c'è una plastichina per proteggere, quindi se uno vuole mostrarli nei video non acceca nessuno. Ragazzi, sono basita, amica mia, tu sei pazza furiosa, urge, urge, urge che tu ti curi. Sto scherzando, grazie. Io veramente mi chiedo a volte come faccio a meritare così tanto. Grata, grata, infinitamente grata per l'amicizia delle mie amiche meravigliose. Altra scatolina, sempre sul tema della Moonlight Mermaid e eccetera, eccetera. Temo sia un altro pennello. Sì, questo infatti è un blush brush. Quell'altro cos'era? Uguale, però credo sia un po' diverso. Eh sì, è perché questo è tutto trasparente. Poi nessuno vi proibisce di usare la terra o altre cose, ma no. Cioè, ma io questi non lo so se li uso, sono troppo belli. Ecco qua. Poi abbiamo una cosa che bisogna aprirla con le forbici. Tu, Paola, avevi portato qui la forbice? Lo so perché l'ho vista. Prima ho detto, oh, guarda che donna intelligente che si porta la forbice. Ma questa donna, talmente intelligente, non è vero che l'ha portata. Vabbè, useremo questa che ho qui, sperando di non rovinare le scatoline. E qui sì, qui ci vuole una forbice perché se no... Allora, potrei usare tipo... Così magari mi faccio anche un bel taglio e passiamo una bella serata al pronto soccorso. Potrebbe essere un sabato sera diverso. Qui fa freddo, c'è la tempesta. No, non sta piovendo, però mamma mia, è un tempo uggioso, terribile. Bene, il clima è impazzito, smettiamola di illuderci. Questo qua cos'è? Sempre della linea appunto delle sirene. Non so perché fuori è scritto tutto in Japan. Flower Color Jewelry Eyeshadow Palette. Ragazzi, qui scatta l'urlo. Guardate. Così è blu, così diventa azzurro. Madonna. Ma che roba bella è? È naturalmente tutto confezionato in modo da proteggere al massimo se una cialda è rotta o in diretta un grave malore. Sempre pronto. Per l'émotion, splendido, splendente, poi dopo mettiamo a posto tutto. Poi abbiamo un, ah, che carino, un
come si chiama, un puffettino per la cipria, non sto neanche ad aprirlo, io non so se lo uso ste robe. No, madonna, ma quanta cavolo di roba mai comprato? Io qui tra un po' uscirò di casa e lascerò i trucchi e dirò ai miei, me ne vado per lasciare posto ai trucchi. No, ma io in realtà poi tante cose, sapete, le regalo. Queste no, queste non esiste proprio. Non esiste proprio. Via il plastichino. Questo cos'è? Sarà una matita? E i pencil, uno mermaid. Eyeliner. Mamma mia, che colore sei? Off black. Bellissimo. Ma io voglio vedere anche il packaging, perché questi prodotti alcuni non li amano perché dicono che non sono performanti. Non credo che sia così, guardate che meraviglia. Ma si vede il packaging, è una notte stellata sul mare, cioè è un cielo nero con tutte stelline, sempre della collezione, perché si vede, c'è una specie di loghino che fa vedere una specie di castello sottomarino, non so, molto molto evocativa, molto bello. Questa borsa c'è di tutto, madonna, basta, ma quanta roba mai preso? Bene, bene, no, ma va bene, adesso abbiamo anche la cipria. Bene, vada per la cipria. Io avevo visto una volta, l'avevo ammirata molto questa collezione, devo dire, più nelle mie corde di quella cioccolata, questa ancora di più, perché tutto questo blu, questa acquaticità mi affascina moltissimo. E avevo visto però che sono spesso, insomma, colori, parlo delle ciprie, scusate, ah, ecco qua, c'è una stella e sulla, scusatemi, c'è una mezzaluna e sulla mezzaluna si dondola una meravigliosa sirena. E avevo visto appunto i colori delle ciprie erano tutte chiarissimi. Ecco qui, packaging meraviglioso, una sirena che si dondola sulle stelle. Vediamo se riusciamo ad aprirla, che sarebbe scocciante non riuscire. Ah, ecco perché mi ha regalato anche il puff per le ciprie. Lo apriamo e qui scopriamo. Ah, sì, è molto chiara, vabbè, questo sì, però per il mio incarnato credo vada, no, è molto più scura di come la vedete voi, eh. È un beige clair, direi, che ha dentro però un altro puffino, forse quello lì era un ricambio, e poi ha lo specchio, insomma, vabbè, altra meraviglia, sesquipedale. E poi abbiamo, dopo mettiamo tutto a posto, vari fogliettini che ti spiegano che cos'è, così ti spiegano anche le loro linee. Volendo ci sono anche gli sticker, questo è della Moonlight Mermaid, e c'è Strawberry Rococò, ma sono un po' tutte le loro Strawberry Rococò, sono un po' tutte le loro linee. E poi c'è una cosa bellissima, tutta scritta in giapponese. Poi abbiamo quasi finito di questo prodottino. Io, guarda, adesso ci scommetto che questo è un blush, perché ho capito dove volevi andare a parare per fare un trucco completo. Non lo sapevo dove volevi andare a parare, amica mia. Io avrei speso un miliardo. E qui credo, immagino che hanno dei blush meravigliosi, Molto io non ho mai, li ho regalati a una mia carissima amica per Natale, e vabbè, sul viola, e anche qui abbiamo il castello sottomarino e una danza di sirene intorno. Vediamo che colore hai scelto per me, immagino un malva, infatti telchi, tutto instoriato, ma chi le usa? E non si vede, completamente falsati i colori, vi assicuro che questo è un malva. Non ho parole, meraviglia delle meraviglie. No, non finisce qui. Ah, è un fermaglino per capelli con scritto flow flower or canoe, anche qui con una danza di sirene. Lo conservo perché, vabbè, io ho dei capelli che vengono stati a farmi dei fermagli, e la figlia sono sicura che non la usa questa tipologia così, ma non importa, noi lo utilizzeremo
Cos'altro ho preso? Così finiamo un po' sta storia. Ho preso una lacca, perché quando faccio lo styling dei capelli, vabbè, però ci provo, insomma, qualcosina la faccio, e usavo una bella lacca di Avi Cosmetics, però nella fretta così ho detto, va bene, ordino una piccola shui shui da portare poi in giro, al mare, piuttosto che, però bisognava comprarne per forza 4. E quindi su Amazon l'ho presa, vabbè, insomma, vedrò, o facciamo scorta, ecco. Spero di trovarmi bene, lacca ecologica, Silk, è un brand italiano, 75 ml di Torino, per fissare, lucidare, vaporizzare uniformemente sui capelli a una distanza di 20 cm, per togliere anche la volatilità dei capelli, vaporizzare sul palmo della mano e passare poi sui capelli. Eccola qua, sono tutte sigillate, però insomma molto 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 graziose. Poi, sul consiglio di uno di voi, ho preso quei meravigliosi ultra soft di Medi Blanc, questi bellissimi, io amo molto questi spazzolini un po' colorati, con la testina magari in contrasto rispetto al corpo dello spazzolino, e poi ultra soft, prezzo accessibile su Notino. Poi, altra cosina che ho preso, adesso vi faccio un po' ridere, eccolo lì la taglierina. Ho preso questi cappellini di un brand cinese. Allora, non si potevano scegliere, cioè si prendevano a tris e non si potevano scegliere i colori uno per uno. Io ho preso questo tris che comprende il color tabacco, l'arancio e l'azzurro. Sono da stirare perché, come vedete, la visiera è piegata, però questa quindi evidentemente va stirata. Adesso vi faccio ridere, poi si mette così. A cosa serve questo grazioso capellino simpatico? Serve per proteggervi completamente dai raggi del sole, e poi qui dietro potete regolarlo con questo elastichino, non so se perché parlo francese. E quindi questo è Le Capelin che abbiamo comprato, un prezzo più che abbordabile, e li useremo sicuramente. Poggiamoli lì, non so più dove mettere le cose. Poi cosa ho preso? Ho preso una cosa che vi farò ridere ancora, un'altra cosina per i capelli che vi consiglio, di Kerastase, la miglior mousse volumizzante che esista al mondo. Costicchia, perché costicchia, ma vi dura, a me dura 6 mesi, una vita intera. Poi adesso vi faccio davvero ridere, ho preso su Amazon queste robe che voi dite, che cavolo sono? Sono dei portarotoli di carta da regalo. Voi direte, cosa te ne fai? No, me ne faccio, nella confezione ce ne sono due, costano una stupidata, è una specie di carta irrobustita, e questi perché io non so mai dove mettere la carta da regalo, e si srotola, la mettete qui, credo che ogni di quei borsini ne possa tenere 2 o 3 rotoli, quindi risolvete il problema per sempre e per tutta la vostra vita. E infine, cosa abbiamo preso? Abbiamo preso dei libri, in particolare abbiamo preso di Michela Murgia 3 ciotole di Strade Blu Mondadori, Rituali di un anno di crisi. Mi spiace adesso metterlo in fondo ad un video così un po' scioccherello e stupidino, però questo è un libro che merita, me ne hanno parlato tutti benissimo. Qui è lei, donna meravigliosa che io amo, e dopo aver letto Sto zitta, basta, donna di un'intelligenza, insomma, si potrebbe dire il meglio del meglio. Un altro libro è arrivato, devo andarlo a ritirare, e di un altro autore, e direi basta così, ci fermiamo qui. E grazie amiche e amici per avermi seguito, e cosa sto cercando, come al solito, il telecomando. Fate sempre quello che vi fa stare bene, come vedete ormai sono tornata alla base, e quindi vai, altri video, altre cose. Se vi ho stufato con i video sulla mia Napoli, adesso potrete vedere altre cose. Un bacione, state bene, mi raccomando.